Siamo al liceo Amaldi di Roma con Alfonso Maria. Ciao Alfonso Maria, sta per iniziare un nuovo modulo del progetto Smart and Heart Rom. Ci racconti com'è andata finora? Ah sì, certo, sicuramente l'esperienza che abbiamo svolto durante il terzo anno di liceo scientifico è stata un'esperienza altamente formativa in cui abbiamo approfondito aspetti tecnico-scientifici riguardo soprattutto l'utilizzo dei droni, ma in generale l'utilizzo della programmazione per un fine ambientale soprattutto, ma anche un fine ambientale del quartiere di fatto, ma anche della scuola. Dal PCTO sono emerse diverse idee di progetti anche esterni rispetto al percorso di studi che abbiamo potuto approfondire durante il progetto proposto da Fondazione Mondo Digitale. Ed è stato altamente formativo anche per consentire a tutti i ragazzi che hanno partecipato al PCTO di scoprire e approfondire veramente ciò che poi vorranno fare successivamente al liceo. Sai già come prosegue il progetto? Sì, ci hanno presentato in parte il progetto, la prosecuzione del progetto iniziato l'anno scorso e in pratica nella seconda parte del progetto andremo ad costruire e programmare una flotta di droni sempre con un fine prettamente ambientale, di rilevazione ambientale, di dati importanti soprattutto per stilare poi un rapporto. Anche in seguito all'esperienza che stai facendo con Smart and Heart Rom, hai delle idee precise sul tuo futuro? Sai già cosa ti piacerebbe fare da grande se proseguire gli studi nelle materie tecnico-scientifiche? Sì, le idee le avevo già chiare prima di partecipare al progetto, però diciamo che il progetto ha dato un forte impulso sulle mie scelte. Vorrei proseguire il percorso di studi in campo scientifico, soprattutto in ingegneristico. Infatti, il mio obiettivo sarebbe quello di proseguire con l'università presso la facoltà di ingegneria informatica o ingegneria elettronica, o presso l'università di Tor Vergata o, se passo il concorso, presso l'Accademia Militare di Modena. Allora in bocca al lupo. Grazie.